Buongiorno a tutti da Fido Tutorial. Bentornati innanzitutto sul mio canale. Oggi parleremo di un argomento che secondo me, se ben compreso, ci porterà a uno step in più nel rapporto con i nostri amici animali, i luoghi comuni sui cani e le brutte abitudini. Invitandovi ad iscrivervi e attivare la campanellina, partiamo. Innanzitutto, sigla! Sono sempre i migliori a morire. C'è crisi, ma i ristoranti sono sempre pieni. È intelligente, ma non si applica. Si stava meglio quando si stava peggio. Quante volte abbiamo sentito o detto frasi del genere? Sicuramente centinaia di volte, tutti noi. Anche quando parliamo dei nostri amici cani, sfoggiamo una serie di luoghi comuni, quasi voler rimarcare che nessuno come noi conosce i cani. Esempio, io ho cani da una vita, so benissimo come si trattano. In genere rispondo così, anch'io vado in moto da una vita, ma non sono certo Valentino Rossi. I cani bisogna guardarli negli occhi, affinché non abbassano lo sguardo, sono io che comando. Salvo poi farlo con un cane non tuo, magari con un cane a temperamento alto, ritrovandoci in un mare di guai. Ho un parco pubblico al posto del giardino, ma lui mi dorme sempre sullo zerbino di casa. Questa poi è la più classica. È maschio? No, no, è femmina, allora non ci sono problemi. Salvo poi constatare che fra di loro a volte le femmine sono più aggressive dei maschi. Potrei continuare per molto tempo con altri esempi, ma mi fermo qui. Ritorniamo alla nostra prima situazione. Ho cani da una vita. So benissimo come trattarlo. Sicuro? Purtroppo questa è una delle cose più difficili da far capire. Riuscire a mettere seduto un cane e riuscire a farsi dare la zampa non significa conoscere i cani. I'm the best, sono il numero uno. L'idea di avere il controllo sul cane, solo perché si siede, soddisfa solo il nostro ego e la presunzione di avere il controllo, che già di per sé è un termine sbagliato, sul nostro amico. In effetti succede spesso che i cani di questi signori si siedano a comando, ma il primo incontro con un proprio simile scattino come molle, dimostrando magari di essere anche mordaci. E se succede qualcosa di brutto, il responsabile è sempre il proprietario, ma chi ne pagherà le conseguenze sarà il cane, magari venendo soppresso o messo in canile. Ah già, ma si metteva seduto. Bisogna partire dal presupposto che sì, in natura esiste la dominanza, il capobranco, ma cosa significa realmente? Io parlerei invece di autorevolezza e nel caso di un branco nessuno ha la volontà di imporsi sull'altro. Questo avviene solo per la sopravvivenza del branco stesso, affidando al più autoritario ed esperto le redini del gruppo. Ma tutto questo non soddisfa nessun ego, è solo funzionale al branco e al proprio gruppo di appartenenza. Bisogna creare una relazione con il cane, fare in modo che ci prenda come riferimento, ma conservando la propria autonomia, proponendogli situazioni diverse nelle quali, sotto il nostro controllo, esprimerà se stesso. Il tutto, ovviamente, passa attraverso il gioco. Il gioco è la chiave di volta e di accesso alla nostra relazione col cane. Vi lascio alcuni link in descrizione a tal proposito. Torniamo al secondo quesito di prima. Ma perché mi staziona tutto il giorno davanti all'ingresso? Risposta ovvia. Perché vuole stare con noi. Il giardino enorme per lui è funzionale
nel momento in cui lo potrà sfruttare con chi? Con noi. Concludo questo piccolo video con qualche consiglio. Liberate la mente. Nessun preconcetto o luogo comune. Rivolgetevi con fiducia ad un esperto. Ecco, una frase di gioco. In ogni caso, il mio video finisce qui. Vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti da Fido Tutorial.